perché questi signori imbrattano perché vogliono essere visti, se non gli togliamo lo scopo del loro agire, è chiaro che non serve a nulla e tutto è invano. In più la gente pensa, ah sì, no, non lo tiro via perché dopo se no me ne fanno un altro. Ed è lì l'errore, perché se voi ci provate, non è difficile trovare lo stesso colore, non è difficile rimuovere certi graffiti da superfici magari metalliche piuttosto che plastiche, lo togliete subito, se succede ancora lo togliete ancora e vedrete che alla fine questa chiamiamola così, moda va a scemare. C'è un lavoro imminente? State lavorando su qualcosa di specifico in questo momento? Beh, abbiamo già cominciato la stazione centrale e dobbiamo finirla. Però, come dicevo ieri... no, siccome la stazione centrale, scusate, la demolita almeno... E l'intenzione è quella. Dobbiamo mettere a posto tutta la scalinata. Ricostruiamo la città o puliamo la città? Ricostruiamo la città. È un po', ieri abbiamo fatto un lavorone. Sì. Tu hai potuto notare da queste foto, molte sono opere di ricostruzione, di restauro. Cioè, a parte, io cito sempre il cimitero di Lora, Ecosia, comunque è stata un'opera abbastanza notevole. Poi il liceo classico, poi comunque la via Carducci, se uno la fa adesso, se vede le foto, io ho letto sulla provincia un articolo di una signora americana che voleva portare una diciamo tutta delegazione della propria società americana a Como, e era venuta qualche giorno prima col presidente di questa società, ha fatto il sottopassaggio, questo qui famoso di Porta Torre, si è incamminata verso via Carducci che era in queste condizioni, dopodiché il presidente ha guardato questa signora e gli ha detto: ma dove mi stai portando?